Dall'1 al 14 settembre a Baku si svolgeranno le Olimpiadi di scacchi e Daniela Mobileanu, campionessa italiana assoluta, sarà nella capitale azera per rappresentare insieme alla nostra nazionale l'Italia. Daniela è qui con noi in studio. Come ti senti? Pronta per questa nuova esperienza? E soprattutto tu che hai vinto praticamente tutto da quando fai scacchi a livello agonistico, come la vedi questa nuova esperienza delle Olimpiadi? È un'esperienza molto importante e nuova per me perché le Olimpiadi sono il sogno di qualsiasi atleta e sono anni e anni che desidero partecipare alle Olimpiadi e questa è la mia prima esperienza, appunto alle Olimpiadi, però la prima esperienza con la nazionale italiana c'è già stata all'Europeo a squadre a Reykjavik lo scorso novembre, che devo dire è stato molto soddisfacente anche dal punto di vista del risultato finale. Siamo arrivate quarte ex aequo, che è un ottimo risultato a livello europeo, quindi ci auguriamo di fare bene anche a queste Olimpiadi. Tu hai iniziato a giocare a scacchi piccola, molto piccola. C'è qualcuno a cui ti sei ispirata, da cui prendi ispirazione, un giocatore che comunque ti fa da guida? Sì, allora io ho iniziato a giocare quando avevo 8 anni, grazie ai corsi che Lucio Ragonese di Frascati Scacchi teneva nella mia scuola elementare. E diciamo che il vero motivo per cui mi sono appassionata così tanto al gioco è proprio perché a scuola ci hanno fatto vedere un giorno un documentario riguardante Bobby Fischer, perché era da poco morto nel 2008. E quindi proprio vedere la sua vita, vedere quanti sacrifici si fanno proprio per questo gioco, che apparentemente per chi non gioca può sembrare una cosa molto banale, e vedere proprio quello che può portare, quello che c'è dietro, mi ha fatto davvero appassionare al gioco. Quindi Bobby Fischer sia la mia figura di riferimento. Sei stata campionessa under 14, poi under 16, e però, visto che sei nata in Romania, hai dovuto aspettare la cittadinanza italiana per poter partecipare al titolo assoluto. Finché si trattava di giovanile, il problema era relativo perché appunto potevo partecipare anche senza il bisogno della cittadinanza. Però una volta, ecco, uscita dall'under 16, per me è stato un problema perché appunto non poter partecipare a questi campionati che sono alla fine il fine, lo scopo per cui ci si prepara durante tutto l'anno, è un po' fastidioso per un atleta appunto. Giocare a scacchi sicuramente mi ha aiutato ad integrarmi perché appunto ho avuto la possibilità di essere a contatto con tantissime persone ed è stata anche una mia possibilità di crescita personale molto importante, perché anche il fatto di poter viaggiare, di stare a contatto con i membri della nazionale italiana è stato molto bello e importante per me. Tu sei un atleta della società ASD Frascati Scacchi. E come ti prepari per queste sfide importanti, come in questo caso le Olimpiadi? Sì, la cosa bella degli scacchi è che appunto ci si può preparare secondo le comodità di ciascuno, nel senso non bisogna per forza avere degli orari fissi, a meno che non si segua un particolare piano di allenamento con un istruttore. E io per esempio adesso mi alleno da sola a casa, magari con l'aiuto del computer, anzi soprattutto con l'aiuto del computer, e quindi mi posso gestire un po' come meglio mi riesce, fra l'università che ho appena iniziato e gli altri impegni, cerco appunto di prepararmi in questo modo. E inizialmente sì, avevo iniziato con dei corsi a scuola appunto che la mia società organizzava, poi ho cercato di proseguire come meglio ho potuto con lo studio individuale. Allora in bocca al lupo per Baku. Crepi.